osservazione, sarò ingenuo, però io mi permetto di suggerire a tutti, in particolare a chi cerca un riequilibrio, che il riequilibrio si può avere sia sulle caselle, ma anche sulle politiche. Qualcuno sfidi la Meloni, che secondo me lei sarebbe contentissima di questa sfida, con delle richieste in più, un taglio di tasse in più, un intervento in più a favore delle imprese. Cioè, non so che Allora, buongiorno, stiamo andando in tribunale, questa volta per cose ovviamente piacevoli, mi devono sostanzialmente programmare secondo classificato. Dov'è la macchina? Da quale lato? Qui, quindi vado a prendermi il mio attestato e quindi con la consegna di questo attestato sono a tutti gli effetti in carica. Infatti abbiamo anche rinviato di qualche settimana l'acquisizione dei
delle disponibilità per quanto riguarda la formazione del nostro governo di liberazione, anche per questo motivo. A proposito, vedete che il termine è stato prorogato fino al 30 di ottobre, saranno arrivate finora un centinaio, 90 mi pare, di candidature, circa un centinaio, per quanto riguarda la formazione del nostro governo di liberazione. Come sapete sono 12 assessori designati e 6 assessori delegati per specifiche tematiche. E abbiamo prorogato il termine perché io aspettavo anche questo momento e soprattutto avevamo anche la necessità di completare alcune interlocuzioni. Quindi stiamo andando per questo momento. Nel frattempo, ieri sono stato fondamentalmente impegnato ancora per degli appennicoli delle mie vicende giudiziarie, vecchie ferite che si riaprono ovviamente, anche perché ieri abbiamo ottenuto la udienza dell'appello che è stato fatto da parte della Procura Generale del Tribunale di Messina. Qual è il procedimento? È quello che ha portato al mio arresto l'8 di novembre del 2017, ore 7:45, con l'accusa di evasione fiscale. Come si è chiuso questo procedimento? Il 23 di novembre il Tribunale del Riesame ha annullato il mio arresto, il secondo arresto, 18 processi, e il Tribunale sempre di Messina il 10 di gennaio scorso mi ha assolto e ha assolto tutti quanti, tutta questa fantomatica associazione a delinquere, perché il fatto non sussiste. Quindi assolto con formula piena. È ovvio che ciascuno deve fare il proprio lavoro, per carità. Speravo con molta onestà che ieri la vicenda si chiudesse, ma per una questione anche di ancora di tempi, perché il pubblico ministero ha fatto il suo lavoro, il procuratore magari ha usato anche dei ragionamenti eccessivamente suggestivi, ma va bene, ciascuno fa il proprio lavoro e lo fa come ritiene più opportuno, per carità di Dio. Io mi sono solo permesso ieri in un mio commento laconico di dire una cosa molto semplice: fino a quando è l'imputato, le parti, i difensori a definire magari in modo critico una sentenza di un tribunale, vabbè, ci può pure stare, perché d'altronde non credo che faccia piacere a nessuno essere arrestato. E anche in quella che può essere la dialettica processuale, anche una terminologia abbastanza forte ci potrebbe anche stare, ovviamente sempre da chi sta dall'altra parte. Sentire il termine, che questo onestamente è proprio il culmine di tutti i ragionamenti che sono stati fatti dalla pubblica accusa. La pubblica accusa ha definito la sentenza di primo grado stupefacente. E mi sono fatto tutta la campagna elettorale con l'accusa che usavo stupefacente. Poi ho dimostrato che sono io stupefacente e mi sono ritrovato ancora, pensato un po', con questo termine in bocca al procuratore, alla pubblica accusa, che ha definito il lavoro di un suo collega, attenzione, perché io sono stato, pensato un po', indagato dal Tribunale di Messina, arrestato
dal Tribunale di Messina. Ha annullato il mio arresto, sempre il Tribunale di Messina. Mi ha assolto il Tribunale di Messina. Questo per chiarezza. Nel precedente arresto, quello del 27 giugno 2011, ore 21:45, lì anche la Cassazione alla fine ha ritenuto che l'impianto della pubblica accusa non meritava di essere preso in considerazione. Fatto sta che tra un'indagine, tra un arresto e l'altro, tra un processo e l'altro, sono passati ad oggi 12 anni. Ma voi lo sapete cosa significa stare 12 anni sempre in tensione e che poi si è costretto a definirlo tritacarne, perché una situazione del genere, che cos'è secondo voi? Diventa un tritacarne. Meno male che il buon Dio mi ha dato tanta di quella forza da resistere a questo e a ben altro. Come vedete, io mi sono fatto tutta la campagna elettorale sapendo che comunque c'avevo questo appuntamento. Non vi nascondo che veramente speravo che la vicenda si chiudesse ieri. Invece, siccome ancora bisogna ascoltare l'arringa di un altro dei legali delle parti, e allora è stato disposto il rinvio al 19 di dicembre. Quindi il 19 di dicembre ci sarà anche questa appuntamento e ci sarà la sentenza comunque. Io non voglio parlare ovviamente del merito, perché non è corretto nei confronti del Tribunale di Messina. Ne parleremo il 19 di dicembre, però era doveroso. Io sono una persona che non sfugge, guardate, da nessun tipo di evento, né in negativo né in positivo. Ci metto sempre la faccia e mi prendo le mie responsabilità. Sì, magari si entra così, vi cominciate a organizzare e ritorniamo per in tribunale. Passo loro all'assenza del tribunale. Esatto. Sì, così vedete i collegamenti, le cose, vedete anche a che punto è due pizzarella di Salvo Puccio. A me, perché c'erano tutte le varie stampe e quant'altro. E quindi chiuso così, diciamo, il ragionamento, ne riparleremo il 19 di dicembre. Per il resto, guardate, io ormai ci sono abituato a convivere. Certo non è facile, perché poi quando si ripropongono certi appuntamenti si riaprono sempre certe ferite. Però va bene così. Come dico sempre, c'è il peggio e quindi va bene così. E andiamo avanti così, senza se e senza ma. E nel frattempo, oggi affrontiamo un tema molto importante, stiamo per organizzare, infatti la discussione che sentivate sottofondo era per la conferenza stampa che abbiamo alle 10:30 al Parlamento siciliano. Affrontiamo una delle tematiche più balorde che riguardano la Sicilia, che ci ha lasciato in eredità, una delle eredità, che non è l'eredità dello zio Bonani, ma è l'eredità di Nello Musumeci, questa qui, che riguarda la gestione dei rifiuti. La manifestazione Munniz Day, che organizzeremo, lo seguirete in diretta e vedrete anche di che cosa si tratta. Ci sarà una conferenza stampa dove analizzeremo il contesto, vi faremo vedere perché il buon Musumeci e i suoi sodali sono stati politicamente dei ladri su questo, anche su questo argomento, e così vi renderete conto di come stanno le cose e di quello che sta succedendo, che ovviamente è fondamentale. È l'iniziativa che noi stiamo portando avanti. Quindi collegatevi alle 10:30. Nel frattempo pure su Taormina mi dicono che ci sono riti satanici in corso, ci sono sedute spiritiche in corso. Perché?
voi penserete che si stanno riunendo per dare la risposta ai 10 quesiti che ho posto? Ma quando mai? Perché secondo voi tutta la politica taorminese non risponde ai 10 quesiti che io ho posto? Per quale motivo? Ve lo dico io. Perché probabilmente tutto l'arco costituzionale che fa politica a Taormina è responsabile, chi per uno, chi per un altro, di quei punti, di tutta questa situazione. Io ovviamente ho lanciato una mia idea di candidatura e ho detto chiaramente che la mia candidatura, se è condivisa, quindi il progetto si chiama I Taorminesi per De Luca, bene, se non è condivisa, si dice tecnicamente che ognuno si tiene gli amministratori che si sceglie, parliamoci chiaramente. E ieri mi hanno detto che è sceso in campo anche qualche sindaco che vuole fare il fronte De Luca a Taormina, il sindaco di Castelmola per l'esattezza, pensate un po', il sindaco di Castelmola che è pronto a candidarsi anche a consiglio comunale per far parte del fronte De Luca, fronte anti De Luca, per carità di Dio, fronte anti De Luca. E allora qui dico chiaramente, ma i taorminesi che si aspettavano una risposta intanto alle 10 criticità che io ho posto, perché la politica non risponde? Dov'è questa politica che risponde intanto nel merito delle questioni? Io questo lo vorrei vedere. Addirittura si ipotizzano alleanze fra il diavolo e l'acqua santa, tutti contro De Luca, ma il tema non è essere contro De Luca. Io vi dico con chiarezza, ma perché dovete essere sempre contro Taormina? Non capite che questo atteggiamento sta portando al baratro Taormina? Già l'avete dissestata, perché se andiamo a guardare la storia del dissesto, ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Buongiorno! E per tutti i gusti, guardate, per tutti e per tutti i gusti, quindi ed è una seconda questione. Scusate, ma una politica che o politici degni di questo nome non avrebbero già dovuto rispondere ai quesiti che io ho posto? E allora perché non rispondete? Per ora lasciate stare i fronti, lasciatelo stare il fronte anti De Luca, tanto non è che mi spavento io se siete 2 o 22. Chiaro? Perché la mia decisione non è collegata a quelli che si schierano contro di me. La questione è invece, per quanto mi riguarda, collegata al fatto se la città di Taormina desidera che ci sia qualcuno all'altezza di imprimere una marcia in più. Se lo desidera io ci sono, se non lo desidera non ci sono problemi. Taormina continua ad essere tenuta in queste condizioni. Ed avere non il timbro della bandiera blu, ma il timbro del dissesto finanziario, cioè di una città purtroppo sotto il profilo dei conti pubblici, una città fallita. E quindi continua magari a essere una miniera che non viene utilizzata al meglio nelle sue potenzialità. Questa è una scelta di Taorminesi, non è una scelta mia. Io non ho bisogno il poltrone. Quindi a tutti coloro che in questo momento stanno facendo le sedute spiritiche, formiamo il fronte anti qua, il fronte anti là, qua bisognerebbe fare il fronte anti malapianta della politica, che siete tutti voi che in questo momento vi ponete solo il tema di fare il fronte anti De Luca e non rispondete, ai 10 quesiti che io ho posto. Perché la gente a un certo punto si stanca della politica? Perché quando ci troviamo di fronte a queste prese di posizione, è ovvio che una politica che non risponde non fa altro che generare vomito da parte della gente. Ma di questo ne parliamo, io lo confermerò entro domani, ma credo che sabato prossimo sarò a Trappitello
vado ad incontrare la comunità di Trappitello e continuiamo con altri argomenti, nella speranza che nel frattempo ci sia qualcuno che batte un colpo. La politica taorminese, piuttosto che il rito delle stronzate, deve rispondere a 10 quesiti. Rispondete a 10 quesiti. Dimostrate di essere all'altezza di una sfida nel merito. Una sfida nel merito. Sabato prossimo sarò. Ora stabiliremo l'orario, vediamo il luogo. Lo confermerò entro domani, ma al 99% io sarò a Trappitello. E poi programmeremo in un altro weekend una passeggiata lungo il lungomare di Mazzeo e vedere le condizioni in cui si trova e anche nelle varie borgate, Matrissa, tutti. Quindi, perché io ho promesso comunque che avrei fatto un giro complessivo. Al centro di Taormina ci siamo stati? Sì, che abbiamo presentato il progetto. Ci saremo ora a Trappitello e poi andremo a completare il nostro tour. Dopodiché il termine, ve l'ho detto, io l'8 di dicembre, giorno dell'Immacolata, terrò una comizio, già fissato, guardate, a Taormina, dove sciolgo la riserva. Se arrivano i candidati per fare questo progetto, i taorminesi per De Luca e quindi per fare le tre liste, la lista Trappitello, la lista Frazioni, Borgate e la lista Taormina verso le periferie, bene, io sciolgo la riserva e mi candido al sindaco perché voi volete così. Diversamente l'8 di dicembre facciamo la riflessione conclusiva e ognuno si tenga gli amministratori che vuole. Non voglio dire che si tenga gli amministratori che merita, perché è ovvio che Taormina non merita certe schifezze politiche, certi parassiti politici, certi sindaci che hanno ricoperto il ruolo solo perché dovevano dare la sistemazione a qualche parente, a qualche congiunto e quant'altro. E ripeto, io voglio tenere alto il livello del confronto, perché è giusto che sia questo, perché tanto poi le cose ne pare si sanno, mica le devo ricordare io. Però i taorminesi si facciano un esame di coscienza. Oggi hanno questa opportunità, sì, perché io sono una risorsa non perché lo dico io, perché lo dicono i fatti amministrativi, dove io ho amministrato. Quindi sono una risorsa per la comunità. L'ho detto già chiaramente, 5 anni non un giorno in più, anche perché se lavoriamo bene, fra 5 anni, credo che ci spetti un altro ruolo, che è quello che non siamo riusciti a raggiungere al primo colpo ora e che ci aspetta invece tra 5 anni o un poco prima. Quindi anche questo lo volevo chiarire, così ognuno di voi si organizza di conseguenza. Va bene, vi lascio che sto per arrivare in tribunale per la mia proclamazione e ci ricolleghiamo alle 10:30. Chi vuole ancora mandare la propria candidatura per quanto riguarda la composizione del governo di liberazione, vada sulla piattaforma sud-chiamanord e lì c'è proprio una sezione dedicata alle candidature. Ovviamente lo possono fare solo coloro che sono iscritti a Sicilia Vera. Ah, a proposito di iscrizione, io non so chi a Taormina ha messo in giro che questa strategia delle candidature è fatta per raccogliere adesioni. Dico, chi dice queste cose è un pezzo di merda, è un pezzente. E voi pensate che io ho bisogno di raccogliere le adesioni così, le adesioni di 10 euro cada una? Ma veramente chi è che dice queste cose
è completamente scollegato dalla realtà, cioè non ha argomenti, ragazzi, non ha argomenti. Anche questo mi è giunto all'orecchio, ma oh, e Taormina, lo vogliamo alzare il livello della discussione? O per ora la discussione deve essere non passa lo straniero, zoom zoom, eh? Lo capite che quando una classe politica è totalmente scollegata dalla sua comunità, perché fa gli interessi non della comunità, ma procede per altro, è veramente una iattura. Ecco, bravo, la classe politica taormina, se non risponde a quei 10 quesiti che io ho già posto, ai 10 quesiti, allora si dimostra di essere veramente una iattura per taormina e taorminesi. A dopo.